con Massimo Benvenu di I Wonder Classics, che distribuisce il film I miei primi piccoli amori di Jean Eustache al cinema da lunedì 18 settembre 2023. Ben trovato. Salve, ben trovato. Ciao Federico. Nuova operazione di distribuzione dei classici, raccontiamola. Intanto siamo felici di tornare in sala e di aprire la stagione con questo film di Jean Eustache. Noi, chi ci segue affezionatamente sa, abbiamo distribuito la stagione precedente La Mamanda Putain, che è il film più famoso di Jean Eustache, questo cineasta francese un po' misconosciuto, che abbiamo deciso di portare in Italia. E con Petit Amoureux, appunto, completiamo, ahimè lui purtroppo ha completato solo due lungometraggi per il cinema, completiamo, diciamo, la sua opera cinematografica. E portiamo in Italia per la prima volta, questo è un inedito assoluto, questo film del 74, non è mai uscito nelle sale italiane, ed è un film completamente diverso rispetto alla Mamma della Putain, perché è un film nostalgico sulla sua infanzia, anche questo è molto autobiografico, racconta bene o male in prima persona la sua vita di preadolescente, ma lo fa con un tono molto elegiaco, melinconico, appunto, nell'idea della nostalgia. Un film molto toccante, molto bello. Siamo felicissimi che ci sia un pubblico là fuori che lo scoprirà per la prima volta. All'epoca che fortuna ebbe? All'epoca uscì in Francia, andò abbastanza bene, non venne distribuito in Italia, appunto, per cui è rimasto un po' lontano dai riflettori. Poi appunto Eustache ha proseguito la sua carriera con dei documentari per la TV, che tra l'altro adesso noi li stiamo riproponendo un po' alla volta sulla nostra piattaforma digitale I Wonderful, perché abbiamo acquisito tutta la sua filmografia. E poi appunto, ahimè, morì suicida nei primi anni Ottanta e la sua opera cadde in un sorta di limbo giuridico, dove non si decise mai da parte della famiglia come far vedere questi film, e finalmente adesso sono stati tutti liberati e restaurati da una distribuzione francese, quindi ci siamo associati per farli venire in Italia. Cosa hai apprezzato di quest'opera? Questo film è la storia di un ragazzino, da Daniel, che domani è l'alter ego di Eustache. È un ragazzino un po' con la testa tra le nuvole e deve decidere cosa fare da grande. È un po' combattuto, lui vorrebbe studiare, ma la sua famiglia vorrebbe mandarlo a lavorare, allora per l'estate gli trovano un lavoretto. L'altro interessante è che la madre del ragazzino è interpretata da Edith Cullen, che era l'attrice musa di Fassbinder. Fassbinder era un grande amico di Jean Eustache. E insomma, questa estate un po' malinconica passata tra lavoretto, tra lui si intende innamorare delle ragazze che passano per la città, vorrebbe stare con la nonna e non con la madre un po' dispotica, sognerebbe un libro da studiare, ti riporta un po' la nostalgia, gli inizi della tua vita, e anche un po', secondo me, è bello che appunto abitato negli anni 70, anche a quella noia esistenziale che c'era in una società più lenta, più rarefatta, no? Senza troppe distrazioni. Ma finché tocca il cuore. Ci dai tutti i riferimenti per sapere dove vederlo? Il film esce il 18 di settembre, quindi potete approfittare nelle sale in cui applicheranno la minorazione del prezzo del biglietto, che è anche il biglietto a 3,50 euro. Tutte le sale sono sul sito di Wonder Pictures, wonderpictures.it, uscirà in tutte le città capozona e speriamo che vada bene. Devo dire che questo settembre è un settembre di rinascita e riscoperta di tanti film classici che escono nelle sale. Dopo di noi esce L'Esorcista di Friedkin, sopra a Petit Amoureux c'è il film degli ABBA, che è proprio questa nostalgia degli anni 70. Spero che questo affollamento non porti a una competizione, bensì al fatto che il pubblico abbia più e più occasione di tornare in sala e di vedere dei bei film classici. Il film I miei primi piccoli amori di Jean Eustache al cinema da lunedì 18 settembre 2023. Un saluto e un ringraziamento a Massimo Benvenu di I Wonder Classics, che lo distribuisce. Alla prossima! Grazie Federico.